Michela Sciurpa, quest'oggi parte, insomma, si inaugura la sede elettorale, parte anche lo Sciurpizza, spieghiamolo anche perché insomma è una campagna particolare, un'iniziativa che unisce anche un po' il sociale, quindi un momento importante questo di oggi. È vero, è particolarmente emozionante trovare tutte queste persone oggi qui a sostenermi. Io ho iniziato questa mia esperienza politica alle elezioni europee del maggio scorso, quindi è relativamente da poco. Sono fortemente stata chiamata da Giorgia Meloni per entrare nelle fila del partito. E anche in questa occasione, forte dell'ottimo risultato che abbiamo ottenuto alle europee, non mi sono potuta tirare indietro. Desidero fortemente portare il mio contributo perché in Umbria ci sia un cambiamento importante. Quelle che sono le mie caratteristiche di imprenditrice, di donna, il mio curriculum, le mie competenze le metto a disposizione della comunità. Per comunicare questo abbiamo pensato ad un format un po' originale che è stato molto apprezzato durante la campagna alle europee e quindi lo riproponiamo ampliandone la portata. Lo Sciurpizza Tour. La Sciurpizza è un format che vuole richiamare anche i giovani, che vuole avvicinare alla politica quella sana, persone che si sono allontanate e che trovano in me una nuova persona da sostenere, una persona pulita, una persona che si mette a disposizione della comunità. Questo dovrebbe essere la politica, fare il bene della comunità. Permettimi una parentesi importante su questo, perché è davvero per me sconvolgente che i politici utilizzino i voti dei propri elettori per i propri interessi, gli interessi di palazzo, le poltrone. Questo è un tradimento a tutti gli effetti. Io sono qui perché credo nei valori di Fratelli d'Italia, valori che condivido, valori che ho nel mio DNA, l'impresa, la famiglia, le donne. Io vorrei davvero contribuire ad un miglioramento di questa nostra regione. Sono stanca di vedere questa nostra terra in crisi, sono stanca di vederla depauperata delle proprie forze. Ha una potenzialità incredibile la regione Umbria e deve essere una regione protagonista d'Italia. Lo Sciurpizza Tour parte da Foligno per poi estendersi a Bastia, poi a Perugia il 14 lunedì, fra l'altro sarà ospite il neoeletto europarlamentare Nicola Procaccini, che è proprio l'europarlamentare votato anche dall'Umbria ed eletto da Fratelli d'Italia. Questo a testimoniare un forte legame che la regione potrà avere con l'Europa, un legame diretto, è importantissimo cogliere l'occasione delle opportunità europee, della comunità europea che ci mette a disposizione. Poi il tour proseguirà con Terni, con Spoleto, con Orvieto e si concluderà nel mio paese di origine che è Castiglione del Lago. Anche lì avremo ospiti importanti, ma sarò sempre accompagnata da persone di valore e di contenuto che potranno condividere con noi strategie importanti per dare una svolta e migliorare la nostra Umbria. Michela Sciurpa, questa sera tappa dello Sciurpizza a Perugia, grande successo, più di 300 persone, insomma, puoi essere soddisfatto? Moltissimo, una partecipazione e un affetto molto calorosi. Ringrazio tutti gli intervenuti, tantissimi giovani, questo anche a significare che un nuovo messaggio sta arrivando, una nuova persona che si mette a disposizione, al servizio delle persone, della gente, viene percepita come persona degna di fiducia. Io sono molto contenta di avere avuto tutta questa gente questa sera. Anche due persone politiche mi hanno accompagnata in questa serata,
il senatore Franco Zaffini e l'onorevole Nicola Procaccini, e poi due camei speciali da persone che per me contano tantissimo, che sono Ilaria Caporali, la mia amica e anche presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, e il professor Gianfranco Cavazzoni, mio maestro, chiarissimo professore dell'Università degli Studi di Perugia. Li ringrazio tutti, è veramente un'emozione forte per me questa sera, grazie. Un nuovo modo di comunicare, portando messaggi importanti di politica a livello, ecco, di tante città che noi in questo modo frequentiamo e avviciniamo. E i temi sono quelli dell'Umbria con il cuore, quindi di sostenere le associazioni, di dedicarci al sociale. Questo è il mio impegno. Qualora venissi eletta al Consiglio regionale, certamente mi occuperò anche di questi temi. Si vota il 27 ottobre dalle 7 alle 23 e si vota cercando il simbolo di Fratelli d'Italia, barrando il simbolo Fratelli d'Italia e scrivendo sciurpa.